diciamo questo qua, sì, calcio champagne brasiliano. Ben ritrovati a una nuova edizione di Mondo Amaranto, che comincia la nostra trasmissione dedicata all'Arezzo Calcio Femminile, attesa da questa nuova stagione in Serie B che ormai sta per cominciare. No. Ben ritrovati, nuova edizione di Mondo Amaranto, la nostra trasmissione dedicata al calcio femminile, al settore giovanile dell'Arezzo, calcio femminile Amaranto, che sta per cominciare questa avventura in Serie B, la Serie B a girone unico di cui tanto abbiamo parlato nella scorsa stagione. Per quanto riguarda invece il settore giovanile dell'Arezzo, ormai partiti un po' tutti i campionati, anche con l'inizio di quello Berretti. Andiamo allora a salutare Carolina Baracchi, ben ritrovata. E ormai è una, come possiamo dire, delle veterane di questa squadra, e quindi sentiremo quali emozioni in attesa di questo debutto proprio in questo weekend del campionato. E poi ritroviamo con piacere Dante Gioacchini. Buonasera. Che in questa stagione ritroviamo da allenatore dell'Under 17, tra l'altro è proprio la partita che abbiamo seguito, la prima di questa stagione, domenica scorsa. Abbiamo tre ragazzi che ci racconteranno di questa vittoria per 1-0 sulla Pistoiese. Allora, partiamo da Carolina, finalmente ci siamo. Come avete passato questa, anche questa preparazione, questa attesa verso l'inizio del campionato? Abbiamo fatto una preparazione intensa, alla fine molto più dell'anno scorso, perché giustamente serve un impegno maggiore, perché si andrà a affrontare un campionato più impegnativo. Sì. E abbiamo fatto le prime di Coppa, il risultato non è andato molto bene, però ha un buon futuro secondo me come squadra. Ora, tra poco dovremmo vedere quale sarà la prima giornata, perché ci fa rendere conto di come sia cambiato tutto rispetto al passato campionato, perché ci sono realtà che adesso stiamo per vedere. Ecco, questa è proprio la prima giornata, subito un debutto di fuoco, Carolina. Sì, sarà una grande trasferta con una squadra che l'anno scorso ha avuto un buon risultato, quindi speriamo bene. Ecco, vi siete un po' anche informate, no, su che tipo di realtà sono, nel senso... magari si trovano anche magari più informazioni rispetto anche alle precedenti. Sì, sì, le informazioni si trovano molto, molto di più, e poi comunque sono squadre tutte molto di livello quest'anno. Il gruppo, raccontaci un po', ecco, com'è cambiato, che cosa si può dire, no, a livello delle tue compagne. Abbiamo avuto molti innesti nuovi e bene, alla fine ci troviamo bene, è un buon gruppo e ci divertiamo e ci alleniamo seriamente. E poi le partite casalinghe le giocate quest'anno allo stadio? Allo stadio, sì. Quindi già avevate avuto, no, questo premio nel finale della scorsa stagione. Ecco, che cosa vuol dire giocare nello stadio comunale? Penso che per una persona, almeno come me, che è di Arezzo, è uno dei grandi traguardi o sogni a cui ispira. Certo. Invece, come avete passato questa altalena tra dilettanti, professionisti? Un po' avevate paura di tornare, non, anche se sempre in Serie B, però in una Serie B, diciamo, gestita a livello di, anche a livello di calcio, di palazzi del calcio, a livello dilettanti? Diciamo è stata un'estate un po' tormentata, perché non sapevamo anche se giocavamo in LND o in FIGC, comunque anche tutto il femminile comunque era un po' contrario a questa cosa. Chiedo, cosa ne pensi del calcio femminile, Dante? È uno sport, io sono stato, diciamo, abbastanza vicino con la Grifo Calcio Femminile di Perugia, e quando facevo la giovanissima nazionale a Perugia abbiamo fatto anche l'amichevole. È uno sport secondo me leggermente differente rispetto al calcio, solamente nei ritmi, però nei contenuti è uguale, è la stessa cosa, cambiano un attimino i carichi di lavoro perché è normale. Però è un bel sport anche quello. Quindi è anche in crescita, no? Anche i risultati della nazionale, anche l'ultimo, no? Recente. Che c'è. Sì, è anche impegnativo, perché io ho visto, poi non so se sia vero, anche per esempio alcune squadre anche di Serie A che non fanno la primavera, quindi squadre come l'Arezzo che comunque non sono in Serie A, ma diciamo, cioè sono in Serie A, però sono di un bacino più piccolo rispetto a quello che potrebbe essere Roma per la Lazio, hanno preferito non farla. Adesso non so i motivi per i quali, però invece l'Arezzo ha anche la primavera, quindi è di tutto rispetto.
Che partite ti aspetti? Nel senso, a parte come è stata la Coppa, no? Che differenze ti aspetti, oltre sicuramente al maggior tasso tecnico, ritmi anche più alti? Sì, sicuramente un maggior ritmo, anche abbiamo giocato con l'Empoli, è un gioco molto più veloce, anche perché essendo venute da una Serie A, loro hanno avuto un allenamento diverso, diciamo. E sì, secondo me i ritmi aumentano molto. Quando avete iniziato la preparazione? Il 20 agosto. Quindi insomma, è già un bel po'. Sì. Comunque è un campionato che non sarà lunghissimo a livello di giornate, però sicuramente sarà molto impegnativo, no? Sì, a livello di trasferte magari è più impegnativo dell'anno scorso. Poi alla seconda hanno la Roma, mi sembra, quindi già, cioè, come debutto non c'è male, no? Sì, no, quest'anno sono insomma nomi abbastanza importanti. Tra l'altro portate anche insomma, un certo palcoscenico anche a livello di nomi, cioè il nome di Arezzo comunque fa impressione, no? Che rigioca contro questo tipo di formazione a livello femminile, non accade da tanti anni. Sì, sì, assolutamente. Quindi insomma, ecco, rivediamo proprio la prima giornata che vede Fortitudo Empoli, poi Inter Milano Roma 14ª, Lazio Genoa, Milan Ladies Arezzo, Ravenna Ladies Granata Cittadella e poi l'altra Roma con il Cesena. Quindi non possiamo che farvi l'in bocca al lupo. Grazie. Ma com'è, che atmosfera c'è nello spogliatoio? No, siamo serene, ovviamente un po' d'ansia si sente sempre, però siamo pronti. Anche perché avete dimostrato anche nella scorsa stagione, no? Nelle partite che contano, no? Già sì, sì. Si è visto, no? il salto di qualità. Puoi dirci anche le compagne che sono rimaste del passato campionato? Giusto per ricordare chi è rimasto. Laura Teci, il capitano, sì. Maria Costanza Terini, Lucrezia Mencucci, Lucrezia Di Fiore, Lidia Arzedi, Isabella Carta. Ecco, questa l'hai messa per ultima, però. Anche Bomber Razzolini. Anche Bomber, queste ce l'hai riservate per ultime. Sì. Da loro due ci si aspetta, visto insomma, i gol che hanno fatto nel pasto campionato. Altrettanti. E personalmente, qual è il tuo obiettivo? No, personalmente, di fare un buon campionato, magari qualche gol in più anch'io, però vedremo. Chiamiamo anche raccolta insomma, i tifosi quando magari no, venirvi a vedere anche allo stadio comunale già dalla seconda giornata, perché avete bisogno, insomma, quando c'è stato anche il tifo penso vi abbia... Sì, sì, anche tipo l'ultima partita allo stadio c'è stata una bella affluenza. Il posto c'è. Bene, bene, bene. Tra l'altro insomma, è nata anche una collaborazione abbastanza profonda, no? Anche con la società sportiva Arezzo, quindi questo insomma, ci fa particolarmente piacere. Bene, racconteremo allora la settimana prossima come andrà questa prima trasferta nel campionato di Serie B a girone unico. Ci fermiamo un attimo e poi parliamo con gli amici dell'Under 17. Eccoci tornati, seconda parte di Mondo Amaranto, insieme a Dante Gioacchini, ragazzi dell'Under 17 dell'Arezzo. Tra poco vedremo come è andata questa partita, seconda vittoria consecutiva in casa. Allora, come hai visto questa gara, questo 1-0 sulla Pistoiese, come sentiremo poi nell'intervista che ci hai fatto domenica, una gara che poteva anche essere appunto da 0-0, ha fatto la differenza all'episodio finale. Sì, no? Diciamo che è stata una partita molto aperta da tutte e due le squadre e lottata in tutte le parti del campo. Era più giusto un pareggio perché comunque nessuna delle due aveva avuto occasioni limpidissime, poi alla fine è successo il rigore nettissimo su Steccato e è andata bene. Assolutamente. Allora, vediamo la sintesi della partita e poi la commentiamo. Prima partita che seguiamo in questa stagione, il campionato Under 17, si affrontano l'Arezzo allenato da Dante Gioacchini contro la Pistoiese di Matteo Capecchi, Pistoiese che guida la classifica a 7 punti con 3 gare giocate, l'Arezzo si trova a 3 con una gara in meno, ha giocato 2 volte la formazione amaranta che oggi vedremo in maglia bianca, il successo 3-0 in casa con il Rieti e poi la sconfitta netta 4-1 in casa del Pontedera, Pistoiese che invece ha pareggiato 2-2 con la Viterbese, ha vinto in casa della Lucchese 1-0 e poi ha battuto 3-2 il Rieti. Siamo già dalla parte di Scecchieri che va a cercare e trovare Lacti, attenzione, Lacti prova ad andare, buon varco, c'è in mezzo Orlandi, tutto solo anche De Clemente, palla per Orlandi, limite, nella rigore Orlandi, parte il tiro, tutto solo De Clemente, destro, esterno della rete ma c'era fuori gioco. Fischia l'arbitro, va con Teduca, cerca la porta,
e ce l'ha fatta il portiere Morandi a evitare la beffa, perché la palla aveva preso su uno strano rimbalzo. Non è d'accordo Morandi, probabilmente sul calcio d'angolo. Difende palla Sestini, prova a portarla via, alla fine forse è falloso, anzi no, l'intervento, grande giocata di Sestini nello stretto, Sestini, nessuno lo ferma, la porta è vuota, Joao Pai ancora in area di rigore, finisce a terra, non c'è nulla, non è finita perché c'è Canapini che stava forse quasi per avere la possibilità di tirare. L'Arezzo che da qualche minuto è pericoloso, palla dentro, uscita con i pugni a portare in linea, attenzione a Canapini, salvataggio sul primo palo. È stato il salvataggio determinante sulla conclusione di Canapini, attenzione a Joao Pai, l'arbitro fischia però un fuorigioco. Fischia un fuorigioco, è stato determinante De Clemente sulla linea di porta a salvare. L'Actival Cross che è interessante verso Orlandi, Pellegrini allontanato, poi Joao Pai. Ruba palla De Clemente, attenzione, ancora lui da terra, parte la conclusione, sopra la traversa, grande chance per De Clemente. Balduni, poi attenzione a Joao Pai che prova a partire. Cross da parte di Gomani, c'è Canapini, destro, la respinta di Morandi che poi blocca. È sempre insidiosa la presenza di Canapini perché appena ci sono queste palle vaganti prova a calciare. Sono in 5 dentro Maglio, c'è il tocco di Canapini, la palla rimane liscia, che attenzione che c'è Jacopini, parte il tiro e non c'è arrivato Biagioni e neanche Orlandi su questa sorta di tiro cross da parte di Jacopini, occasionissima questa, poi il rilancio molto buono per il tentativo ancora di Bartoli. Buon innesto questo di Bartoli, Conte Duca dopo il tocco di steccato, Bartoli, attenzione dal limite, Bartoli, conclusione, e la palla sul fondo deviata. Bartoli che recupera palla qui, Martelli, che va a cercare proprio Bartoli che è già partito ancora da dietro velocissimo, Bartoli ancora, stavolta con la mano aperta, Morandi, Anselmi, lo scambio con Martelli, Martelli prova a recuperare palla e ci riesce, largo Bux, ancora Bux. Attenzione che c'è, steccato lì al limite, steccato, controllo, prova il tiro e la palla che va fuori di poco sulla conclusione di steccato dalla distanza. Tiro morbido, finito largo. Invio di Morandi un po' corto, ancora di testa Martelli, attenzione allo scatto di Ceccarelli, Morandi ancora pronto che attiva nell'uscita. Bartoli, limite, non so se in qualche modo si salva e poi parte in contropiede, attenzione a Ciravegna, poi intervento, scontro, arriva il rosso, il doppio giallo, e rosso per De Pellegrini, che ha dovuto chiudere così questa ripartenza improvvisa della Pistoiese, con Ciravegna che recuperando palla se ne stava andando, l'Arezzo era tutto sbilanciato in avanti e De Pellegrini ha dovuto compiere questo intervento che gli vale il secondo giallo, quindi l'espulsione. Ancora Anselmi dopo lo scambio doppio con Conte Duca cross interessante, c'è una spinta, rigore, calcio di rigore per l'Arezzo, calcio di rigore per l'Arezzo, spinta dentro l'area di rigore e dunque colpo di scena finale, l'Arezzo alla palla della vittoria, fallo su steccato, fischia l'arbitro, steccato sembra molto concentrato. Parte il sinistro, palla in rete, steccato, sblocca il risultato al 44esimo, spiazzato il portiere Morandi e dunque l'Arezzo passa in vantaggio proprio ormai a tempo scaduto, steccato rientrato dalla panchina. Il lancio di Biondi, stacco di Anselmi che poi forse si è fatto male Anselmi. Sentito qualcosa forse al ginocchio, Simeone, l'arbitro lascia giocare, attenzione alla Pistoiese che poi trova il fallo qui, scatta un altro giallo, c'è un rosso, attenzione c'è un rosso, espulso, secondo espulso per l'Arezzo, espulso Pellegrini, settimo di recupero praticamente, si continua a giocare, l'arbitro consulta il tempo,
e fischia alla fine. Arezzo batte Pistoiese 1-0. Ha deciso il calcio di rigore bisteccato. Insieme a mister Gioacchini è stata una battaglia vera e propria, che alla fine l'Arezzo ha risolto con un episodio, il calcio di rigore finale. Sì, è stata una bella partita perché abbiamo tutte e due le squadre hanno giocato bene. E era una partita 0-0, noi abbiamo trovato lo spunto finale, è meglio per noi. Ecco, poi c'è stata questo finale convulso, l'Arezzo ha chiuso in 9, che sarà forse per la prossima gara, forse evitabile la seconda espulsione. Sono arrabbiati i tuoi giocatori perché con Anselmi a terra la Pistoiese aveva continuato a giocare. E come ha detto giustamente il guardalinee, fino a che non c'è un colpo in testa possono giocare. L'errore è stato nostro dopo nell'andare a fare delle proteste contro l'arbitro che aveva deciso un fallo e quindi era inutile andare a prendere un'espulsione. Per l'Arezzo è la terza partita, che mini bilancio possiamo fare per questo gruppo? Sono ragazzi che lavorano bene la settimana, devono crescere, devono lavorare tanto, però stiamo lavorando, ecco, questa è la cosa importante. Prossima partita in casa della Carrarese, comunque un Arezzo che si sta facendo notare con già un bel gioco anche palla a terra, abbiamo visto quando soprattutto nel primo tempo c'è stata una fase in cui si vedeva che l'Arezzo voleva anche giocare. Sì, noi proviamo sempre a giocare perché l'obiettivo è giocare, non il vincere poi viene di conseguenza se uno riesce a giocare bene. Le partite le facciamo una volta, non è tanto la partita quanto la settimana di allenamento che è importante. Si sono allenati bene e è venuta una buona prestazione. Una curiosità, questo campionato con i 5 minuti in più, quindi che si allinea a una partita vera, che cambia qualcosa o alla fine cambia poco, insomma, per un gruppo così? Fondamentalmente non cambia niente, cambia solo magari per gli arbitri che non vengono informati, puracci, però non cambia nulla. Infatti nel primo tempo aveva fischiato al 40. Sì, infatti. Il rigore finale, dalle nostre immagini, non si intuisce, diciamo, che steccato viene messo giù, insomma, no? Diciamo sì, anche dalla panchina era il rigore era nettissimo, venuto anche insomma da un'azione sulla fascia con la spinta da parte del difensore avversario, poi è stato bravo a spiazzare il portiere a far gol. Tra l'altro un gol che è arrivato già in inferiorità numerica, perché già l'Arezzo era rimasto in 10, no, per l'espulsione sì, di Pellegrini. È stata una partita un po' rocambolesca da parte nostra, perché De Pellegrini ha preso una prima ammonizione evitabile perché era, diciamo, posizionato male nella linea difensiva. Poi la seconda ammonizione c'era perché non ha fatto partire il ragazzo e poi è successo insomma anche con Pellegrini l'espulsione diretta per una parola di troppo forse nei confronti del direttore di gara. Ecco, tanto adesso poi ce la facciamo raccontare, però dopo la pubblicità. Eccoci tornati, hai pontificato mister su cosa deve dire. Sì, tutto fatto. Ha tutto fatto, adesso sentiamo. Allora, tra l'altro vieni pure in piedi, quindi sei Pellegrini, questo l'abbiamo capito, Marco, giusto? Allora, questo episodio che abbiamo visto parte perché Anselmi si fa male, cioè mentre prende la palla di testa cade a terra. Voi avete protestato perché la Pistoiese ha continuato l'azione, giusto? E poi ve la siete presa con l'arbitro perché non ha fermato? Sì, diciamo che me la sono presa con l'arbitro in quanto secondo me potevo anche stoppare il gioco. Il ragazzo ci era fatto, urlava, era fatto molto male e quindi per me doveva stoppare il gioco. Ecco, poi c'è stato il fallo, il tuo credo sempre, no il suo. Di Martelli, che era entrato poi nel secondo tempo, fallo al limite dell'area, quasi al limite, insomma, nei presti del limite della rigore, e poi cosa hai detto all'arbitro? Ha detto che secondo me doveva fischiare in modo un po' irruento, ha detto che doveva fischiare, però ero anche preso un po' dall'agitazione, 90esimo 1-0, loro attaccavano e basta. E vabbè, alla fine, al di là che ti dispiace perché perdi i due centrali per la prossima partita, però magari che quell'episodio, no, ha reso meno lucida ulteriormente la Pistoiese, che poi la punizione l'ha calciata alta. Diciamo che era una situazione abbastanza particolare perché comunque loro volevano per forza trovare il pareggio e hanno messo dentro anche altri due ragazzi davanti. Noi giustamente eravamo un po' tesi, sono cose che non devono succedere, perché soprattutto uno perché è il capitano, quindi ha delle responsabilità. Però sono giovani, gli serve per crescere. Tanto hai fatto un'ottima partita, dobbiamo sì, dire. Che la partita era abbastanza proficua per la mia parte. Comunque do anche le scuse sia al mister, alla squadra, alla società. Il capitano, lui ride, però non so perché. non succederà più. Non succederà. Succederà.
Bene, tu tra l'altro sei arrivato, cioè, sei diventato un po' il leader di questa squadra, ti avevamo seguito anche nel passato campionato quando abbiamo visto le vostre partite. Ecco, come ti senti cambiato, che cosa ti aspetti dalla stagione? Dall'anno scorso di sicuro sono cambiato in positivo, penso che da me stesso di fare un campionato migliore rispetto all'anno scorso, un campionato più difficile, con più squadre, un po' più impegnativo, ma darò di sicuro il massimo per portare la mia squadra in alto. Bene, grazie. Allora sentiamo Martelli, ti chiami? Giacomo, e di tutti non me le ricordo neanche i nomi di battesimo. Allora Giacomo, tu sei entrato appunto a partita in corso, hai dato una mano, tra l'altro sei entrato nel vivo poi, sei entrato bene in partita, no? Che cosa vi aspettate da questo campionato? Sicuramente è un campionato, diciamo, più impegnativo rispetto all'anno scorso, anche per il numero di squadre. Abbiamo grandi potenzialità, quindi per far bene, quindi mi aspetto un campionato decisamente positivo. Che già l'anno scorso comunque avevate fatto positivo. Bene, siete arrivati... Peccato per la mancata qualificazione ai playoff. Però insomma ci siete andati vicini. Sì. Ecco. E personalmente invece cosa ti aspetti? Come ti riterrai soddisfatto alla fine dell'anno? Inizialmente ora diciamo che devo ingranare, quindi mi aspetto anche durante l'anno una crescita, quindi di migliorare l'intensità soprattutto, però sono sicuro che posso dare un apporto positivo alla squadra. Mentre vado da Fazzuoli, che gruppo hai ereditato, no? Perché tu l'anno scorso allenavi l'Under 15. L'Under 2003, sì, l'Under 15. Ecco, che gruppo hai trovato? Ho trovato un gruppo tra i vecchi e i nuovi disponibile al lavoro, dove devo dire sono contento abbastanza, devono migliorare, però il gruppo è un gruppo positivo, è un gruppo direi unito e lavorano tutti nella stessa direzione, cosa che è difficile trovare in altre squadre. E poi rispetto all'anno scorso, insomma, adesso c'è una società, no, finalmente totalmente strutturata, che punta molto, no, anche sul settore giovanile. Sì, diciamo che rispetto all'anno scorso è tutto più organizzato, è tutto più, va tutto via liscio e soprattutto ci sentiamo la società vicina, cosa che l'anno scorso era poco, niente, insomma, per tutte le... Niente che poco. Sì. Tanto c'è Fabiano, c'è questa... Sì. Oltre che poi ovviamente a tutto il resto dello staff. C'è una struttura tecnica e organizzativa e anche dal punto di vista di direttore sportivo importante, perché Collongo che è responsabile del settore giovanile, c'è Cherini direttore sportivo, Fabiano che ha fatto questa collaborazione come tecnico di riferimento dell'Arezzo per l'Olmo Ponte, e poi tutti i mister, insomma, che ci sono quest'anno, è totalmente differente nell'organizzazione. Logicamente partiamo da zero, perché partiamo da il percorso ricomincia da capo, ecco. E tra giocare alla nave e sul campo dell'Olmo Ponte, differenze o poi no? Decisamente differenze dal punto di vista del bacino, perché giocare ad Arezzo è molto più bello che giocare fuori Arezzo. La struttura dell'Olmo Ponte è secondo me molto bella, e poi è stato bellissimo la prima di campionato quando giocavamo in contemporanea Under 17 e Under 15, su quella struttura era una cosa molto bella, infatti penso che questa collaborazione con l'Olmo Ponte è proficua. Quest'anno invece l'Under 15, almeno in queste partite iniziali, domenica giocava a Palazzo del Pego, dopo vedremo il risultato. Allora, vediamo i risultati di questa giornata, andiamo subito sull'Under 17, oltre al successo della Arezzo 3-0 sulla Pistoiese, c'è stato Pisa batte Olbia 2-0, Rieti Carrese 1-1, Viterbese batte Siena 2-1, quindi una classifica che al momento insomma è molto semplice, con la Viterbese e la Pistoiese a quota 7, l'Arezzo a quota 6, l'Arezzo ha una partita in meno però rispetto alla Pistoiese, perché ha già riposato un turno, 6 punti anche Pontedera, 4 Rieti Carrarese, 3 punti per l'Olbia e il Pisa, e la Lucchese 0 ancora per Siena e Arzachena, che però non sta giocando le sue partite. Allora, chiedo a Fazzuoli, nome? Francesco. Allora, anche lui, tu sei un veterano, anche te ormai. Che differenze vedi nel gruppo di quest'anno? Ma abbiamo avuto degli ottimi innesti e sicuramente abbiamo fatto un'ottima amalgama tra vecchi e nuovi, e sono sicuro che ci potranno dare una mano per raggiungere l'obiettivo finale, e che spero sia il raggiungimento dei playoff e quindi della parte alta della classifica.
Ecco, è stata una battaglia con la Pistoiese, perché insomma, sì, fin dall'inizio una gara non facile anche da interpretare, tra l'altro loro... In un campo molto pesante dopo le piogge, però penso che la nostra arma in più quest'anno possa essere il cuore e combattere in ogni pallone, perché cioè, portiamo in alto uno scudetto che, con tutto il rispetto per le altre squadre, per noi vale molto di più. Certo. Bene, grazie, grazie delle vostre parole, in bocca al lupo, poi ci ritroveremo sicuramente nelle prossime partite. Diamo un'occhiata allora anche a, intanto all'inizio dell'Arezzo Berretti, che ha battuto 3-2 il Pontedera. Anche questa partita si è giocata a Palazzo del Pero, c'è stato un gran gol di Sbarzella in particolare, sì, vero, dalla grande distanza, da centrocampo. Arezzo quindi batte Pontedera 3-2, Sbarzella che ha fatto una doppietta, l'altro gol Amaranto di Finocchi, Arezzo che era andato sotto inizialmente per 1-0, Carrarese batte Lucchese 2-1, Cuneo batte Pisa 3-2, Olbia Torino 2-4, Siena batte Pistoiese 4-2, un girone un po' strano, cioè il Torino, l'Olbia, no? Nel senso evidentemente ci sono dei problemi, anche il campionato Berretti è partito in ritardo, la classifica qui è inutile che la ripetiamo, dopo che si è giocato solo una giornata. Diamo un'occhiata anche all'Under 15, con in questo caso è finita in parità tra Arezzo e Pistoiese, 1-1, gol amaranto di Sanarelli al 38esimo, il pareggio di Solinas per la Pistoiese nel secondo tempo, anche qui niente da fare per Lucchese Arzachena. Pisa batte Olbia 3-0, Rieti ha vinto la Carrarese 1-0, Viterbese Siena 1-2. In classifica anche qui c'è in testa la Pistoiese a quota 10, anche qui il Pontedera è messo bene a 9, Pisa e Carrarese 6, Arezzo 4, Viterbese e Siena 3, e poi le altre a quota 0. Arezzo che andate a Carrara, Carrara domenica, che è una bella, cioè, dovrebbe, formazione, no, vediamo dov'è, sì, più o meno, sì, a metà classifica, 4 punti, sì. Quindi insomma sarà un banco di prova per capire dopo quello che è successo a Pontedera, poi 4-1 immeritato, diciamo che siamo partiti dopo 13 minuti sotto 2-0 con due gol irregolari, perché tutti entrambi in fuorigioco. Però è un percorso che facciamo, che passa attraverso la domenica, che viene però fatto in allenamento. Quindi diciamo non è tanto la partita per partita, ma il progetto a lungo termine con i ragazzi, questa è la cosa importante. Grazie a mister Dante Gioacchini, grazie, grazie ai tuoi ragazzi, grazie a Carolina Baracchi, in bocca al lupo ancora. A che ora giocate? Alle 3. E partirete presto? Sì, penso sì. Bene, grazie, in bocca al lupo, ci vediamo la prossima settimana.